Ciao! Eccoci arrivati a Castellammare. Ciao, amore mio! Allora. Ciao ragazzi, allora, prima di tutto volevo farmi perdonare perché sono scomparsa per un po' di tempo. Mi dispiace tantissimo, ma ho avuto sia il fatto che diciamo lavoro per adesso tantissimo, ringrazio dal cielo. Guardate che bello. E poi perché ho avuto parlando con voi il cellulare guasto, quindi io mi filmo col cellulare. Non avendo il cellulare non ho saputo, cioè non ho potuto registrare. Ragazzi, guardate che meraviglia. Spero mi perdonate. Guardate. E niente, siamo qui a Castellammare. E saranno. Quanto sono i chilometri? Comunque sono un'ora da Palermo, possono essere 50 km. Comunque 50-60 km da Palermo ed è una meraviglia, e niente, faccio questo video, è un video vlog, quindi benvenuti in questo video vlog e vi faccio vedere un po', faccio conoscere un po' Castellammare. Che porta la dici? Ora sai perché si chiama Castellammare? Perché forse c'è un C'è un castello castello al vicino. mare. Sì, ok. Ammetto la mia ignoranza. Amici, guardate quanto è spericolato il mio fidanzato. Antonio, ma che stai facendo? Una passeggiata? E mi lasci così a me? E lui sta camminando a 2 metri. Che meraviglia, amici! Che meraviglia! No, non so cosa nera. No! No, amore, no, giriamo prima a Castellammare. Devo saltare Guardate che pronto a Sella. meraviglia! Per Guarda, la guarda, no, guardiamo! Guarda quanto bene c'è ancora qui! Ragazzi, io non so quando metterò questo video online perché non ho più tempo, perché adesso faccio due lavori, sia la mattina che il pomeriggio fino alla sera, un po' tardino, diciamo le 21:30, 21, e quindi diciamo quando arrivo a casa arrivo tipo abbastanza sfinita. Amore mio, che fa? Scendi e continuiamo a camminare, per favore. Dai, scendi, aiuto, dai. Vediamo, dai. Così se cadi lo mettiamo a paperissima. È meraviglioso. No, quella è la spiaggia, È una piccola spiaggia forse privata, no? quella è la piccola spiaggia privata, quella Ah, sì. Noi siamo venuti a Castellammare, la parte del portuale. Che la, secondo me è la Ma le parte strisce pure della più bella. mia macchina erano bianche o blu, Guardamo! non c'è niente. Blu, no, Blu. bianche, Allora non è a quindi non è a pagamento. pagamento, sono Ah, bianche. ok. Guarda, ma c'è la stradina là. Sì, era prima la salina, ma mi ricordo che il cartello forse si è sotto. No, no, amore, sono strisce bianche. Vabbè, spieghiamo te la paghetta, non ci pazzoide. Guarda, ma che bello. Ma può essere che era per guardare che tipo i nemici che arrivavano. Guardate che meraviglia! Siamo saliti sul ponte!
È veramente una meraviglia questa stella a mare. Amore, che stai facendo? Dillo a tutti, dai. Che intenzioni hai? Che bello. Mi raccomando, ragazzi, non dimenticate di mettere un bel like a questo super video. E sperando di metterne, non dico solo almeno uno ogni due settimane, perché ho intenzione di girare almeno la Sicilia e farvi vedere tutte le meraviglie. Solo se mettete almeno un like per chi vede questo video. Che bello, che meraviglia. Non sono stato in quella piazzetta. Che questo orologio proprio da orologio antico delle strade, questo tipo d'epoca, è troppo carino, troppo, troppo, troppo. Secondo te funziona questo semaforino? Certo. Mi sa di sì. Cioè, ragazzi, perché dovete vedere. Non ce lo possono mettere. Dovete vedere che semaforino hanno. Ah, c'è pure la telecamera. Semaforino economico. Ah, è verde, puoi camminare. Ah, ma però fallo passare. Comunque Castellammare è veramente bello, bello bello. Là c'è la chiesa madre e là c'è la chiesa del Purgatorio. Come no, ma abbastanza. Ristorante al Burg. Allora ragazzi, scendendo da queste scale. Qua c'è una piccola cappellina che è troppo troppo carina. La parte vecchia è sempre più bella della parte nuova, diciamo, dei paesi o delle città comunque. Se non cado ce la faccio. Il colore che amo io, il turchese proprio estivo, di quelli bestiali. Dovremmo arrivarci, no? Alla piazzetta. Allora, per 50 euro mi sono messo da... Ragazze, siamo al MD di Castellammare. Sto cercando di prendere qualcosa di più sano. Non guardate le sfogline, sono di Antonio. Biscotto frollino. Al farro integrale biologico con zucchero di canna e con olio di girasoli. Sembra anche buono come inci, ve li consiglio. Ora sto cercando un po' di pasta integrale buona. Oh, guardate! C'è a prezzi stracciati. Poi volete una recensione di questa pasta, ma potete sapere che questa è integrale, pasta di saraceno bio più senza glutine. Io ho sempre mangiato questo. È un po' più di spaghetti. Il prezzo è veramente ottimo, 59 centesimi. Ah,
Io la prenderei la farina integrale. Che mi dovrei fare il pane. Cioè farina di grano tenero tipo zero biologico. Però essendo che è sempre raffinata, preferisco prendere questa. Ragazzi, sto prendendo questa farina di frumento integrale. Guarda, pane affettato di farro. Poi ci sono questi, pane croccante segale bio, senza lievito, con segale sesamo biologico. E oh, se non contengono olio di palma. Sta arrivando? Sì, sì. Farina di segale integrale, sesamo, sale marino. Oh, è ottimo, ricco di fibra. Ottimo. Vediamo qui invece cosa c'è, a parte le schifezze, perché tutte queste cose sono schifezze, olio di palma. Ah, aspetta, piscini biologico con segale, semi di lino, girasole. Sono male, vediamo se contengono olio di palma. Miscela di prima. No, non c'è olio di palma, c'è olio di girasole. Qua c'è la pasta normale. Ah, c'è pure l'orzo. Ah, io lo prendo perché a me piace molto l'orzo. Ecco qua, prendo le prese, ce ne ho tre così. Non so se prendere questi o questi, però questi sono al forno integrale, quindi prendo questi. Poi abbiamo frollino, che buoni! Frollini con cacao e nocciole, senza glutine. Vediamo se non contengono olio di palma. Sono ottimo, però c'è pure questi, sono buoni. Senza latte, senza uova. Oh my god, c'è meraviglioso, non mi dì. Poi abbiamo questi. Che se farciti mele e cannella, no, non mi piace proprio la cannella. Io veramente consiglio di farvi una bella passeggiatina qui all'MD, perché veramente sia di prezzo che come cibo hanno molto biologico, a parte queste schifezze che ci sono. Quello arrosto, perché quello bianco. Integrali con zucchero di canna, 1,29 euro. Li vuoi, amore mio? No, i panetti non mi piacciono più. Però questi vediamo se non contengono olio di palma, perché solitamente queste cose li contengono. Questa è l'olio di palma. Bocciati. Vediamo qui. Ah, queste sono normali. Margarina. Senza latte e senza uovo.
Michela cammina, Michela cammina. Ah, guarda le patatine quella a mela, mo. Mi sono piaciute proprio. Questa è buona. Caduto. Guardate, hanno tipo sempre della marca Vivo Meglio. Crema di prugne secche. Poi c'è mousse di mele e prugna. Che carino. Mousse di mele e pera. Però queste gelie di frutta, vediamo se non contengono. No, qua non c'è scritto quello che non contengono, quindi fatemi sapere se qualcuno ha già usato di questa marca, questa mousse, diciamo, di mela. Fatemi sapere se sapete che se contiene comunque, oppure solo mousse, non... se vi siete già trovati bene, fatemelo sapere. Antonio che ovviamente guarda sempre cos'è la macchina e non guarda mai quello che è interessante come il mangiare. Oh, che carino! Red Bull non è carico. Michela cammina, hai già mangiato un gelatino. Lasagne vegetali. Prima il tofu, il seitan che a me non piace tanto, non mi piace tanto. Cerco gli albumi, spero che hanno l'albume, gli albumi, ma mi sa che non hanno gli albumi. Sempre della Vivo Meglio. Io continuo però a non trovare i miei albumi. Niente, ma non trovo gli albumi. Dai, un po' di spesa l'abbiamo fatta. Poco poco, ma l'abbiamo fatta. Però tanto... ho preso tantissima pasta. Perché non mangi più le tette biscottate? Oh, ma sono buonissime. Io mangio anche che sono le piante buone da mangiare. Fette di biscottate con farro a basso contenuto di sale, ricche di fibre, 40 fette a confezione salvasi. Comunque sono ottime, sono molto ottime. Qua c'è, guarda, ma qua ce ne sono forse più grandi. Integrali biologiche, ad alto contenuto di fibre con olio extravergine d'oliva, 1,59€. Controllo. Non c'è olio di palma, se già c'è scritto olio... Allora, c'è farina integrale di grano tenero, 52%. Io avrei visto questo, che sono 5 tipi di cereali diversi, no? Sì, però... come salutavi sono ancora meglio. Cioè, ottimo, proprio ottimo. Che cambio per questi cereali? Questi sono 5 cereali. Questi sono 5 cereali, questo è integrale. Questo è meglio, magari. Insomma, prendi quello che ti sembra a me, sembrano meglio questi. Ok, Antonio ha preso questa, ha preferito prendere fette biscottate, 5 cereali, fonte di fibre, 40... comunque sono ottime perché non contengono olio di palma, ma olio di girasole. La differenza, amore, la differenza è che questi hanno l'olio di oliva, queste hanno olio di girasole. Va bene. Va bene, ragazzi, noi ci sentiamo quando esco che vado a pagare. Bye bye. Voglio andare a vedere dove si è cacciato Antonio. Cioè, ragazzi, non trovare più il mio fidanzato, questa è una tragedia. Ah, si sta riposando. Ti sei seduto e non mi dici niente?
Ah no, dovete guardare veramente quello che ha fatto. Ti puoi sedere se vuoi, non c'è un posto però. Dico, ti sembra l'ora di dormire, che siamo in un posto meraviglioso che dobbiamo girare? Ma non sto dormendo, sto occupando la panchina per non farti sedere. Siccome la panchina è larga, anche se non fosse stata larga, io mi sarei seduta qua sopra. Dai, amore, ci abbiamo tanto da guardare. Io mi sto rilassando. Ok, un pezzo di cacca. Ancora abbiamo tantissime cose da guardare, ragazzi. Comunque io, per chi dovesse venire qua in Sicilia, vi consiglio veramente anche questo posto meraviglioso. E ovviamente di visitare Palermo, la grandissima città, veramente. Chissà delle femmine, Capaci, Sferacavallo e tutto comunque il litorale della Sicilia. Allora, ragazzi, la Sicilia è da girare. Se volete mangiare il pesce, spera cavallo. Sì? Va bene, normale. Amore, dobbiamo alzarci, diteglielo, alzati, alzati. Vorresti metterti tu? E dai, ti ho provare 2 minuti la No, sensazione. no. No, però sai, mi ha sgranchito molto la schiena, diciamo, perché è ortopedico questa panchina, è in Quindi legno. non ti alzerai più, ho capito. No, mi alzi, mi alzi. Va bene, ragazzi, ci sentiamo dopo che faccio riposare 2 minuti Antonio, poi lo faccio alzare e continuiamo a girare il video. Ragazzi, io vi lascio qui con questo meraviglioso due piattoni. Amore, te la mangerai tutta. Buon appetito a noi. Ciao ragazzi, lasciate un bel like. Ciao.